accesi i riflettori al mondo agricolo su Marsala per la 3 giornate organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori Federagri EZA sul Seminario Internazionale di Studi Europei, le aspettative di cambiamento della società, la politica agricola comune PAC tra sfide ambientali, la diversità delle agricolture e il cibo per tutti. Per 3 giorni relatori provenienti da diversi paesi dell'Europa si sono confrontati a Marsala sulle tematiche agricole, sugli aspetti del cambiamento della società, sulla politica agricola comune PAC tra le sfide ambientali e le diversità delle colture e il cibo per tutti. Una 3 giorni interessante che getterà le basi verso le nuove politiche comunitarie per quanto riguarda l'agricoltura. Linee di sviluppo per l'agricoltura. 3 giorni a Marsala, una conferenza internazionale che vede ospiti provenienti da tutta Europa per gettare basi verso un'economia agricola migliore e più funzionale. Come è nata l'idea, Cipriano, di portare questo evento a Marsala? Allora, Marsala praticamente è una sede importante per quanto riguarda la Federagri nazionale, è una sede che praticamente tutti apprezzano perché è una sede che ha molta attività e riesce a confluire molte aziende. Siccome è impegnata fortemente sull'agricoltura, allora questa è l'idea del nazionale di ripetere l'esperienza a Marsala. Dottor Luzzi, quali aspettative ci si programma per il futuro? Le aspettative che ci programmiamo per il futuro è quella lì di trovare a riprendere un impegno associativo, sindacale, di lavoro e dopo questo Covid. Ecco questo, quindi pertanto fare un'analisi per andare a vedere quelle che possono essere anche le possibilità per ottimizzare, per migliorare la ripresa dell'economia dopo le vicende che ci hanno investito. Dobbiamo cominciare a guardare avanti, dobbiamo cominciare a guardare che il Covid, dobbiamo conviverci ancora per un po' di tempo e dobbiamo andare a vedere quelle che possono essere gli aspetti anche positivi che si possono trovare nell'economia del nostro paese, trovando delle collocazioni di lavoro, delle possibilità di lavoro anche all'interno dei vari settori che si sono creati in conseguenza del Covid. Noi siamo nel settore dell'agricoltura, ci sono pertanto delle filiere importanti, essenziali per la vita economica di questo paese, filiere di produzione di beni, e quindi pertanto dobbiamo avere anche l'elasticità e la capacità di adeguarci allo sviluppo della nostra economia. Assessore, quanto è importante oggi la formazione nei nuovi processi di sviluppo, sia a livello sociale che economico? Oggi uno stimolante dibattito e per fortuna non solo su cose, sulle tante cose ancora da fare, ma anche su quelle che già sono state fatte da parte del governo regionale in termini di decongestionamento dell'albo della formazione professionale, in termini di potenziamento dell'obbligo scolastico in formazione professionale come contrasto alla dispersione scolastica e come qualificazione dei giovani verso possibilità occupazionali reali. Abbiamo parlato di ITS, abbiamo parlato di politica della conoscenza legata ai prossimi investimenti europei in fase post-Covid. E tutti conveniamo che il tema delle competenze, il tema della conoscenza è portante rispetto alle sfide del futuro. Non si può immaginare innovazione, non si può immaginare tecnologia avanzata, non si può immaginare competitività produttiva e qualità della produzione e capacità di investimento senza immaginare a monte competenze e conoscenze adeguate a gestire la modernità. Dottor Crescente, agricoltura oggi una realtà in crisi nel nostro territorio, quali le cause e quali i rimedi? Ma io starei un po' attento a dire crisi perché la crisi è un processo che può riguardare alcuni settori della nostra agricoltura e questo è innegabile. La crisi del vino, soprattutto del vino comune, del vino sfuso, è sotto gli occhi di tutti perché quest'anno in particolare, in un'annata in cui fra vendemmia verde, riduzione di produzione,
diciamo, ci si aspettava un prezzo dell'uva più altino, questo non è stato, però non è innegabile che ci sono imprese nel settore enologico che la crisi la sentono, ma grazie alla loro organizzazione la stanno sentendo un po' meno, nel senso che il Covirus ha creato sicuramente una contrazione in alcuni ambiti, in alcuni settori dei consumi, ma in altri, soprattutto nel settore dell'ortofrutta o dei prodotti come dire, di grande consumo, non lo ha fatto, e noi stiamo vedendo per esempio che alcuni settori stanno andando molto bene malgrado, perché la gente alla fine sta investendo, sta spendendo più nel settore alimentare che in altri settori che sono invece in crisi molto, molto più grave della nostra. Monsignore, un'agricoltura dalle due facce, mentre nel mondo progredito si va per i marchi, si va per i grandi prodotti, c'è gente che ancora muore di fame nel mondo, ma soprattutto c'è anche una classe operaia, quegli agricoltori che non sono più nelle condizioni di poter coltivare la terra, un po' il cane che si morde la coda. E la soluzione dei problemi non può mai guardare a un aspetto singolo senza tener conto di soluzioni che siano di carattere strutturale. L'agricoltura soffre di tante ingiustizie e di tante disparità all'interno del contesto mondiale, e se le condizioni attuali sono tali per cui il mondo occidentale piuttosto ricco, parte del mondo occidentale, vive nello spreco di ciò che è essenziale, c'è tanta parte dell'umanità che di quelle briciole amerebbe sfamarsi. È una questione di giustizia, è una questione anche di sistema, perché non possiamo soltanto guardare al nostro benessere, al nostro presente e al futuro immediato, dobbiamo guardare in un orizzonte più vasto, perché i popoli che oggi sono ai margini della storia e del benessere premono sempre di più per partecipare ai beni della terra che sono beni di tutti. Ce lo ricorda con grande insistenza Papa Francesco quando ci invita ad essere attenti a tutto ciò che si svolge attorno a noi. L'agricoltura è una risorsa grande, particolarmente per la nostra terra. Dobbiamo valorizzarla anche per dare un futuro qui e credibile e sostenibile ai nostri giovani, che altrimenti abbandonano la terra e abbandonano questa terra andando altrove senza prospettive sicure di un futuro migliore. Accesi i riflettori attorno alle tematiche agricole e allo sviluppo della società del futuro. Ecco, Leiza, in questo convegno come sta intervenendo? Beh, noi intanto promuoviamo questi convegni, ne promuoviamo 75 nell'Unione Europea proprio per sostenere le ragioni del dialogo sociale, per diffondere tra la popolazione, tra gli iscritti, tra i lavoratori essenzialmente i temi dell'Unione Europea e i valori della costruzione nella pace, nella libertà, di quello che il dialogo sociale può rappresentare. Per la seconda volta Marsala nel giro di 5 anni ospita questo grande evento che rappresenta un po' la pietra miliare su cui si baserà l'agricoltura del futuro. Cosa rappresenta questo momento anche per l'agricoltura locale? L'agricoltura è il comparto più importante della nostra economia provinciale. MCL ha questo ente di servizio che è Federagri, che ha propiziato il ritorno a Marsala di questo incontro internazionale, e io esprimo la soddisfazione di tutti noi di esserci riusciti, di avere questo momento di confronto e di fratellanza anche con le organizzazioni europee. L'agricoltura per noi è tanto, l'agricoltura è ambiente, l'agricoltura è economia, l'agricoltura è cibo, ma se lo guardiamo sotto il profilo della ecologia integrale di Papa Francesco, che viene espressa nella Laudato Si, nell'enciclica, questa ecologia integrale significa che tutto è connesso, per cui è connesso anche il rapporto tra l'ambiente, il modo di trattare l'ambiente, l'agricoltura e l'uomo. E allora torniamo al discorso dell'agricoltura economia. Economia è lavoro, è
e sviluppo economico, quindi l'agricoltura è importante per la nostra provincia, è fondamentale, di fondamentale importanza. L'agricoltura è ambiente, occorre salvaguardare le biodiversità, bisogna rispettare l'ambiente non utilizzando veleni, pesticidi, che poi hanno anche una conseguenza sul cibo, agricoltura, cibo, gli alimenti che produce. Se si continua a usare il glifosato in agricoltura, che è un erbicida totale, si avvelena il cibo in piccole quantità, per cui le indagini scientifiche che sostengono che il cibo, utilizzando appunto cibi trattati con il glifosato, possono essere cancerogeni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura dice probabilmente cancerogeni. Questa è una cosa assurda. Allora, a conclusione del mio intervento iniziale di saluto, ho chiesto a tutti di fare un messaggio all'autorità europea per la sicurezza alimentare, per far sì che ci sia un divieto assoluto ad usare veleni in agricoltura, che hanno sicuramente conseguenze sulla salute della gente. Giovanni Sinacori, Federagri, qual è la situazione agricola nel nostro territorio? Ma bisognerebbe fare una bellissima, e la faremo, una bellissima stati generali della situazione nostra, perché come avete sentito ieri dall'intervento del dottore Crescente, ci sono delle situazioni che vanno esaminate e vanno esaminate bene. Questa contrazione della superficie vitata nella provincia di Trapani, con molti terreni che assieme a quelli che sono i diritti al reimpianto vanno verso il Veneto, verso la Toscana, è un allarme particolare. Noi siamo stati sempre una culla della viticoltura e dell'enologia italiana, adesso non possiamo lasciare il passo a regioni che del prosecco, cioè un vino che con tutto il rispetto è solo un buon aperitivo, fa il primo posto in Italia. Chiaramente io sono molto rispettoso della storia del vino del Veneto, del Piemonte, però dico, insomma, negli ultimi anni non siamo stati in grado di fare una concorrenza particolarmente agguerrita a certi prodotti che non hanno nulla di enologico. Quindi noi dobbiamo riprendere la nostra tradizione, ad iniziare con quelli che sono le nicchie di produzione, che vedono ottimi prodotti come il Grillo, come il Catarratto, come il Frappato, come il Carricante, e ad altri prodotti che hanno trovato qui nel nostro territorio un'ottima collocazione, come per esempio parliamo dello Syrah, parliamo dello Chardonnay, per poter valorizzare un prodotto che ancora oggi non è sufficiente per il reddito agricolo. Per cui la viticoltura è in prima pagina, poi quel po' che diceva anche l'ispettore Crescente, la olivicoltura, che comunque non è la cosa più importante nella nostra Marsala, ma dobbiamo iniziare a capire anche qual è lo stato per esempio dell'arte per il florovivaismo o per l'orticoltura. Per cui prossimamente, nella speranza che venga insediata anche la consulta dell'agricoltura a Marsala, si potrebbe fare un piano studi per poter, perché no, ospitare a Marsala una conferenza generale sullo stato dell'agricoltura regionale, che è da molti anni che non si tiene. Dottor Luzzi, proprio durante il lockdown ci siamo accorti di quanto sia importante l'agricoltura per il mondo. L'agricoltura per il mondo non potrà mai finire. Abbiamo visto durante il lockdown però che ancora di più è migliorata la richiesta di un'agricoltura di qualità. Questa è una cosa fondamentale. Abbiamo visto che le persone hanno cominciato a richiedere attenzione su quelli che erano i prodotti che acquisivano, che mangiavano, e noi siamo fortunati perché in Italia abbiamo la cultura di portare avanti un'agricoltura di qualità, che vuol dire qualità di
bontà della materia prima, di genuinità della materia prima, della filiera della coltivazione, della salvaguardia dell'ambiente. Ecco, noi pensiamo che ancora di più dopo il Covid si possa andare a rafforzare questa idea di agricoltura che è alla base della cultura agricola del nostro paese e che ha comportato che facessimo tante battaglie per diffonderla e per imporla all'economia mondiale. Lei ha parlato di una Sicilia, un'Italia che cammina, ma di un'Europa che corre. Ecco, questa metafora. Beh, più che una metafora è una constatazione. I dati della crescita non favoriscono il mezzogiorno di questo paese, già all'interno di questo mezzogiorno ci sono differenze. Il governo Musumeci ha ereditato una situazione difficile, complicata, certamente non siamo alla Sicilia di 60 o 70 anni fa, ma se noi abbiamo camminato, come dicevo, altri hanno corso. È venuto il momento che in questa fase post-Covid, utilizzando gli investimenti che arriveranno, anche la Sicilia cominci a correre e lo faccia modernizzando i suoi sistemi, sia quelli della produzione ma anche quelli della burocrazia e dell'efficienza amministrativa. Nel nostro territorio si assiste che si investe più in creare posti e occupazioni in altri settori e non in agricoltura. I giovani abbandonano, scappano, l'agricoltore vecchio si lamenta che la terra non rende per quando viene pur lavorata. Questo è un fatto, diciamo, storico ed è in parte vero. Uno dei pilastri degli investimenti del PSR, il piano sviluppo rurale, è proprio quello di finanziare i giovani che vogliono ritornare o investire in agricoltura. Con la 6.1 stiamo finanziando, diciamo, in Sicilia, forse un po' meno in provincia di Trapani, ma in Sicilia certamente un bel numero di pratiche per favorire il ricambio generazionale, che è certamente un elemento fondamentale per il proseguimento dell'attività. È chiaro che il ricambio generazionale sta a questo sistema esclusivamente per un processo di innovazione, oltre che di numeri di ragazzi e di giovani, perché è chiaro che l'innovazione, soprattutto l'innovazione del processo in agricoltura, hanno bisogno di tempi molto rapidi che solo un giovane riesce a dare rispetto a quanto succedeva nel passato, dove un'innovazione ha bisogno di decenni prima che diventasse realtà. Le politiche agricole vengono fatte da chi ci governa, da chi ci amministra, ma perché non spingere tutto verso le politiche sociali ed etiche dell'agricoltura? Coltivare per sfamare, non coltivare solo per arricchimento o coltivare per avere contributo, poi magari assistere alle vendemmie verdi o alle arance schiacciate che non c'è mercato. Ma questo rientra appunto in un quadro che non tiene conto del complesso strutturale del sistema. Se guardiamo soltanto l'interesse immediato, allora avremo dei prodotti che non sono prodotti di qualità, che sono dei prodotti che non fanno bene alla persona, e trascuriamo quelle risorse naturali felici che la nostra terra può produrre. La vendemmia verde è un insulto al creatore, abbandonare i frutti della terra perché non c'è mercato e poi trovarsi a dover consumare prodotti che sono fintamente prodotti agricoli, tutto questo un giorno si potrebbe ritorcere contro di noi. Apriamo gli occhi per tempo, per evitare che un domani, come boomerang, le nostre generazioni successive abbiano a patire le conseguenze di impostazioni errate sotto il profilo economico, sociale e umano soprattutto. Da Marsala quale messaggio si vuole lanciare? Ma intanto più messaggi: l'importanza dell'agricoltura, l'importanza di migliorare tutti gli aspetti tecnici dell'agricoltura, di riportare l'agricoltura anche a un ruolo culturale fondamentale e importante, senza trascurare chiaramente il mare, tutto ciò che il mare rappresenta, perché il mare poi è fonte di vita e di lavoro per tante persone. Quindi noi da Marsala
dove siamo stati anche qualche anno fa a fare una riflessione di questo tipo, vogliamo lanciare una nuova stagione di impegno dei lavoratori per il lavoro e per la centralità del lavoro. L'MCL, il Movimento Cristiano Lavoratori, cosa rappresenta in questa provincia per gli agricoltori? L'MCL è un movimento ecclesiale che dà vita a diversi enti di servizio, fra cui il patronato, il CAF, Federagri, l'EFAL, che è anche l'ente di formazione e di addestramento dei lavoratori. Quindi l'MCL è impegnato in una politica sociale di promozione dei territori e di promozione dell'umanesimo umanesimo mediterraneo. Ecco, questo incontro che si svolge qui è portato anche a richiamare l'attenzione sulla necessità di salvare il Mediterraneo anche come luogo dove si pesca il pesce, dove i veleni che si versano a mare non aiutano a guardare positivamente il futuro. MCL quindi si muove attraverso i suoi enti di servizio e attraverso gli esperti, i dirigenti, che sono davvero persone in gamba, che hanno realizzato un momento come questo, appunto, che quelli i dirigenti di Federagri. Forse mancano incentivi a produrre meglio e bene. Ricordo una frase di Marco Rabino, ex direttore tecnico di un'azienda nota del territorio, che disse in una convention di agricoltori: ci noi dobbiamo batterci per dare l'euro in più al viticoltore, perché più uva buona ci porta, migliori saranno i nostri vini. Purtroppo le nostre cantine sociali fanno il contrario. Sì, però lì la situazione è un attimino più complessa. Io sono d'accordo nel risultato finale, che bisogna premiare chi lavora e bisogna premiare chi produce, e chi produce bene, perché il nostro viticoltore è in grado di produrre e di produrre bene. Però c'è tutta una serie di questioni che sono propedeutiche, quindi io desidero capire perché non facciamo dei disciplinari di produzione, perché non ripristiniamo i consorzi di verifica, i consorzi di tutela della qualità, e che quindi, diciamo, ci mettiamo nelle condizioni di poter essere alla stessa stregua di chi oggi fa qualità in una determinata maniera. Lei poco fa ha parlato di epoche storiche, l'attuale è indirizzata verso la tecnologia e le comunicazioni. Come si potrà incentivare l'agricoltura a far ritornare la gente a coltivare anche l'orto di casa? Un conto sono quelle che possono essere le scelte individuali, dove ognuno si vuole fare il proprio orticino, orto dentro casa da coltivare. Ci sono tante esperienze. Io vivo a Roma, in una grande città, e quindi pertanto ci sono gli orti condivisi che vengono gestiti dalle famiglie per avere i prodotti che loro stessi coltivano, e questo è un conto. Però indubbiamente sono aspetti che incidono poco in quella che può essere il grande settore primario, che è quello dell'agricoltura. Noi pensiamo invece una cosa molto importante, che la tecnologia, le tecniche di coltivazione, il miglioramento dell'utilizzo dei macchinari non può essere un elemento che può venir meno nelle filiere produttive dell'agricoltura. È anche il modo, credetemi, affinché si possa incentivare il ricambio generazionale. È anche il modo per far sì che anche i giovani che si impegnano in agricoltura, che entrano nel mondo dell'agricola, che anche i figli degli agricoltori e degli imprenditori agricoli possano trovare un'ulteriore motivazione per poter impegnarsi e portare avanti ancora le aziende dei genitori, delle famiglie e quant'altro. La crescita dell'agricoltura passa necessariamente attraverso una crescita tecnologica della filiera. Lei poco fa ha parlato di dati statistici riguardanti questo territorio. Cosa emerge? Qual è lo stato di salute dell'agricoltura nel Trapanese? Ma lo stato di salute dell'agricoltore trapanese è a due velocità. Noi da un lato siamo preoccupati per l'avere perso 40.000 ettari di vigneti della provincia di Trapani a scapito di province nostre concorrenti. Noi abbiamo in qualche modo armato la mano del nostro, fra virgolette, nemico, nel senso che Trapani è passata dall'essere la prima provincia abitata d'Italia, passando adesso lo scettro al Veneto.
province e regioni in cui sono consentiti, e io lì alla favoletta vorrei crederci, ma non posso perché sennò farei violenza alla mia cultura di agronomo. Non credo che sia possibile oggi un vigneto in Veneto che possa produrre 500 quintali a ettaro. Ecco, noi abbiamo armato questa mano che oggi ci sta facendo una grandissima concorrenza. Non a caso i nostri storici partner che acquistavano i vini bianchi a livello industriale, grandi confezionatori, imbottigliatori del nord, che adesso ci cercano meno e ci portano meno soldi, perché in fondo il vino con queste quantità è possibile farlo da altre parti. In un'economia mondiale dove si privilegia l'industria e i servizi, come si può far modo che la gente investa in agricoltura? Oggi c'è l'abbandono dei campi. È vero, spesso l'abbandono dei campi è stato determinato da motivazioni psicologiche che legavano il ruolo delle famiglie e dei giovani nella famiglia, quindi l'ascensore sociale, studiate per andare a fare gli ingegneri. Oggi però c'è anche un ritorno all'agricoltura sotto forme diverse, c'è molta gioventù, molte donne che si dedicano all'agricoltura, l'agricoltura è fondamentale, la stagione del Covid ce l'ha anche dimostrato, mentre si sono fermate tutte le aziende, l'agricoltura ha permesso a tutto il paese, al nostro e ad altri, di continuare a mangiare, di continuare a sviluppare, di continuare con tutti i problemi che comunque ha dovuto affrontare, abbiamo una possibilità di rafforzare ancora, questo poi è un giardino e chiaramente dovremmo lavorare di più in agricoltura e meglio. Quando basti pensare che il più antico consorzio della DOC Marsala, sappiamo che fine ha fatto e che, in che acque naviga. Vabbè, il consorzio di tutela è stato addirittura chiuso. Adesso io dico, gli attori della filiera bisogna che si rimettano attorno a un tavolo, perché a nessuno giova stare in questa situazione attuale. È bene che si mettano attorno a un tavolo e che assieme decidano le regole, che poi vanno rispettate. E cioè, è semplicissimo. Allora, oggi il Prosecco ha questa grandissima valutazione economica, oltre che apprezzamento, perché è un prodotto che si fa bere anche dai ragazzi, dai giovani, dalle persone che non hanno un grande amore per il vino nel senso classico del termine, perché è un prodotto spumante, un prodotto frizzante, perché viene fuori da una severa produzione che è controllata, che fa parte appunto di quel disciplinare di produzione che gli stessi produttori hanno messo su carta. Quindi di conseguenza hanno capito che non si poteva sgarrare a produrre quel tipo di uva, perché poi se tu non sgarravi diventava importante per il reddito. E così bisogna fare per determinati nostri prodotti. Allora io dico che per esempio la salute del nostro vino da tavola, il nostro, ha delle eccellenze eccezionali che sono tutte che vanno ascritte alla grande capacità di imprese enologiche importanti che abbiamo nella nostra città e alla grande qualità dei tecnici enologi. Però non possiamo lasciare la parte più grossa, che è quella che viene lavorata dalle cantine sociali, così nello stato in cui è attualmente. Io devo dire che grossi sforzi sono stati fatti e ottimi risultati sono stati raggiunti dalle tre cantine che sono rimaste, ma ancora non bastano per garantire quel reddito necessario e minimo che serve all'agricoltore per continuare. Occorre che la scuola e le istituzioni danno un input anche ai ragazzi, alle nuove generazioni, abbandonare il computer, il telefonino, magari per coltivare una pianticella sul balcone. Io penso che più che altro bisogna pensare che l'agricoltura è un settore importante. Parlo qui della Sicilia, c'è un'evoluzione notevole, un'evoluzione di qualità. Queste sono delle terre dove per tanti anni si è pensato che il mancato sviluppo tecnologico ne rappresentasse una diminuizione, quindi pertanto una penalizzazione, che invece nel corso degli anni ha preso coscienza che quella che è la sua stessa ragione, quindi pertanto le proprie caratteristiche del proprio territorio, che sono legate alla luce, quindi pertanto alla terra e quindi pertanto all'agricoltura, possono essere valorizzate e che possono essere pertanto fonte di sviluppo e quindi anche di lavoro per la comunità, per la società che ci vive. Ecco, io credo che più che altro è il contesto nel quale si vive quello che crea
l'avvicinamento delle persone all'impegno, al lavoro nel mondo agricolo. Le scuole devono essere di supporto, perché debbono formare le persone, dargli gli strumenti conoscitivi e quant'altro per poter, e anche di gestione economica per poter impegnare i ragazzi, i giovani nel mondo dell'agricoltura, ma il contesto generale dell'economia e quindi pertanto del tessuto economico di un paese, di una zona, di un'area, di una regione, di una provincia che li fa avvicinare al mondo. È la presenza del lavoro che crea la possibilità ai giovani, alle persone di impegnarsi in quel settore. Le scuole devono essere di supporto. Questa situazione anomala dei numeri che non contano, aggiungiamo anche una lentezza della burocrazia. Ma guardate, sulla lentezza della burocrazia io credo che bisogna fare un po' di chiarezza. Io sono arrivato a capo dell'ispettorato di Trapani un anno fa. A giugno dell'anno scorso l'avanzamento della spesa PSR in Sicilia era all'11%. Rischiavamo di perdere tutto il PSR se non raggiungevamo almeno a fine anno almeno il 40%. Bene, un'organizzazione che il Dipartimento si è data, a cominciare dal capo del Dipartimento fino a tutte le strutture sui territori, ha permesso che a dicembre questa spesa passava dall'11 al 45%, forse unica in Sicilia, forse rispetto ad altri dipartimenti, forse anche unica nel sud, perché la stessa performance la Puglia per esempio non l'ha avuta, con grave ripercussione su quello che è la nuova programmazione. Noi stiamo spendendo i soldi, siamo spesso in attesa che le aziende ci portano le autorizzazioni, comunque ci chiedano gli anticipi e quant'altro, e abbiamo un tempo di attesa veramente molto basso. Cioè, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i progetti si sviluppino, vadano avanti e che non si perdano i soldi della comunità, e che perché questi sono motore di sviluppo molto importante per un territorio che fa dell'agricoltura il suo primo motore di sviluppo. La globalizzazione sta danneggiando i piccoli produttori, molti non ce la fanno più, abbandonano. La globalizzazione è un fatto positivo che si è determinata con aspetti negativi, che sono stati quelli della moneta per la moneta, hanno privilegiato questi. Io sono ancora legato a Giovanni Paolo II che diceva che la globalizzazione deve partire dai diritti dei lavoratori, quindi globalizziamo prima i lavoratori nei diritti fondamentali in tutto il mondo e poi avremo una globalizzazione migliore per tutti. Perché da parte dei nostri viticoltori, dei nostri agricoltori in genere, che parliamo anche della fragola, parliamo anche del vecchio pomodoro di Birgi che era un vanto di questa economia, non hanno fiducia in se stesse e soprattutto nei consorzi, non uniscono le forze per arrivare sui mercati e rimangono piccoli produttori a sé stanti? Perché forse la storia ci dice che molte realtà della cooperazione in passato si sono fatte solo ed esclusivamente perché volevano essere fatte da alcune parti politiche, più per campanilismo che per bisogno. Quindi magari queste esperienze hanno fatto sì che poi si perdesse la fiducia rispetto a quella che oggettivamente è la cooperazione, secondo il mio parere, è necessaria invece. C'è un po' di sfiducia nei piccoli produttori che di fronte ai bandi così faraginosi, così grandi e ampi, si sentono penalizzati e magari poi vedono primeggiare sempre le solite grandi ditte nell'ottenimento dei finanziamenti. Beh, questo è vero, nel senso che chi ha predisposto i bandi di questa programmazione, mi riferisco soprattutto alla 4.1 che riguarda gli investimenti per l'ammodernamento delle aziende in agricoltura, ha pensato a un modello di azienda agricola in Sicilia che probabilmente esiste solo nelle fantasie, perché io non posso pensare un'azienda, ma nemmeno in Italia, un'azienda che possa investire, fare progetti di investimento per 5 milioni di euro. Beh, questo è quello che è successo nella programmazione dei bandi che adesso sono arrivati a compimento. Però devo dire che questa si è messo una correttiva a questo problema, tant'è che il nuovo bando della 4.1 che riguarda appunto gli investimenti è passato da un limite massimo di 5 milioni di euro a un limite massimo di 300 mila euro, cioè più adatto e più consono alle dimensioni economiche aziendali delle nostre aziende. Questo permette anche ai piccoli produttori di poter presentare progetti
che possono essere finanziate. Certamente in questo momento la dotazione finanziaria della 4.1 è solo 40 milioni di euro in tutta la Sicilia e quindi probabilmente si potranno finanziare 200-250 aziende, ma noi speriamo che questo possa diventare un bando ponte in modo tale che sia attivo anche per la prossima programmazione, e quindi abbiamo invitato, la settimana scorsa abbiamo fatto un po' il punto al parco archeologico sul PSR, e invitiamo gli agricoltori a presentare i progetti, perché questi potrebbero essere finanziati, anzi certamente saranno finanziati in un numero sicuramente maggiore di quello che sono le risorse di questo momento. I temi dell'agricoltura e della fame nel mondo sono fondamentali per il movimento Cristiano Lavoratori. Oggi a Marsala, da questo congresso, quale messaggio si vuole lanciare? Beh, un messaggio che dobbiamo porre attenzione a questi temi, innanzitutto in prospettiva di quello che sta accadendo nel nostro tempo e anche in prospettiva di quello che accadrà in futuro. Sempre di più l'agricoltura andrà insieme alla esigenza di una promozione sociale e quindi di una maggiore attenzione da un lato allo spreco che deve essere eliminato e dall'altro invece al fatto che tutti possano accedere al cibo. Oggi si parla molto anche di temi come disoccupazione, come sussistenza. Come mai non si sfrutta l'agricoltura come modello sociale per produrre e nello stesso tempo dare lavoro? E questa è una bella domanda. Penso che dovremmo porre attenzione a questa prospettiva in cui attraverso l'uso della terra, il lavoro della terra, soprattutto in visione anche di nuove dimensioni della cura del creato e anche economiche, possiamo trovare fonte di sviluppo e di crescita per le famiglie e le nuove generazioni. C'è un'attenzione anche da parte dei giovani al ritorno alla terra, al lavoro della terra, dell'agricoltura, come anche della pastorizia e di altri settori, e questa ovviamente deve incrociarsi con quelle che sono le visioni della politica e anche la capacità di una comunità di mettere in campo risorse con start-up e quant'altro, perché soprattutto i giovani possano attivarsi in questa nuova dimensione, anche in forma per esempio cooperativa. In una prospettiva del futuro, il cibo e l'acqua saranno i beni essenziali che forse scarseggeranno. Sicuramente le guerre del futuro, ci dicono, saranno proprio sulle risorse, sull'acqua e anche sul cibo. Bene, io penso che la Sicilia, questa terra meravigliosa, possa fare da apripista, laddove appunto l'attenzione nei confronti delle risorse idriche e la dimensione del grano, del cibo, possano essere due elementi da mettere in gioco anche in prospettiva di una nuova visione del mondo, soprattutto in chiave, potremmo dire, della enciclica di Papa Francesco e della sua esigenza di mettere l'uomo al centro, ma anche le comunità capaci di generare vita anche attraverso il lavoro e il cibo. Qualità della vita e rischio per la sicurezza dei lavoratori. E qualità della vita, nel senso che i cambiamenti che stanno intervenendo oggi nel mondo del lavoro, soprattutto nell'agricoltura, pensiamo per esempio ai cambiamenti climatici, ma non solo, hanno un'incidenza diretta sulla vita dei lavoratori e devono essere attenzionati, facendoci guidare da quelli che sono alcuni valori di riferimento. C'è un modello rurale da seguire per il futuro? Sì, un modello rurale che si ispira alla sostenibilità ambientale, un modello rurale che si ispiri alla sostenibilità economica, nel senso che l'uomo e la donna devono essere al centro di tutto. Oggi si fa più economia, o meglio si fa più agricoltura per business. La grande distribuzione è un grande esempio che mortifica i produttori. Certo, questo è uno dei problemi che abbiamo visto anche durante la pandemia, ma dobbiamo tornare ad una agricoltura che sia rispettosa delle diverse situazioni anche locali e che sia rispettosa soprattutto dell'uomo e dell'ambiente. Una volta si parlava di agricoltura e sussistenza, ma quell'agricoltura e sussistenza permetteva ai campi di rimanere verdi, di evitare le frane, di evitare tante cose. Ecco, un agricoltore guardiano al territorio potrebbe essere l'idea dell'agricoltura del futuro. Certo, un'agricoltura che tenga conto delle specificità del territorio e che salvaguardi il territorio, oltre che la persona.
qual è la sfida per il mondo agricolo spagnolo che lancia oggi? La sfida che noi vogliamo che venga portata ancora avanti è mantenere il reddito dei nostri agricoltori e dei nostri allevatori, mantenere questi pilastri della società spagnola. E quindi la vera sfida è quella di mantenere la possibilità che i nostri lavoratori, che i nostri agricoltori e i nostri allevatori possano continuare a lavorare e a fornire l'alimento a tutta la società spagnola, che poi è l'obiettivo, un obiettivo primario. E che in questo senso il nostro governo possa mantenere lo stesso livello anche nelle negoziazioni future con l'Europa, gli stessi livelli di quote e di possibilità di reddito per i nostri agricoltori che c'erano prima. In che percentuale la Spagna investe i fondi europei in agricoltura? Noi spendiamo tutto quello che l'Europa ci manda, quindi tutti i finanziamenti europei vengono spesi effettivamente per l'agricoltura. Il problema nasce da una grande burocratizzazione, di una presenza della burocrazia molto, molto invadente, sia a livello europeo che a livello di governo spagnolo, e quindi succede che nonostante ci siano parecchi finanziamenti, a volte questi finanziamenti arrivano ai nostri allevatori, ai nostri agricoltori che rappresentano la colonna vertebrale della società spagnola perché producono alimenti, arrivano tardi, arrivano in ritardo proprio per motivi burocratici, però poi noi spendiamo praticamente tutto quello che ci manda l'Europa. Qual è la condizione della donna impegnata nell'agricoltura rurale nella società oggi in Spagna? Noi crediamo che il ruolo della donna nella società spagnola sia fondamentale. La FAME, che è un'associazione delle famiglie e delle donne che vivono in contesto rurale, un'associazione di cui io faccio parte, vuole che venga riconosciuto il ruolo della donna all'interno della società. Noi vogliamo dare che la voce delle donne sia sempre più visibile, sempre più ascoltata, che le donne possano partecipare ai processi decisionali innanzitutto, che esista un'uguaglianza reale fra uomo e donna e che si dia anche uno stimolo all'imprenditorialità femminile. Noi pensiamo che non ci sarà futuro, non ci sarà vita se le donne non vengono coinvolte della vita politica e sociale della nostra nazione. Se non si cuenta con le mujeres rurales. Un confronto fra agricoltura italiana e quella internazionale, o meglio quella dei paesi della Spagna e del Portogallo. Ecco, da questo raffronto cosa emerge? Ma il confronto, diciamo che è stato generale rispetto a delle situazioni che in Europa si stanno vivendo. Quindi lo scopo del seminario è anche quello di creare confronto e di misurarsi su ciò che accade nei paesi. L'intervento dell'amico di Cipro, ad esempio, per molti versi ha rappresentato una realtà che è più o meno simile alla nostra. Loro vivono anche dal punto di vista politico, perché la conclusione alla domanda che è stata fatta sulla vicenda politica è importante, perché rispetto all'Italia loro vivono purtroppo una dimensione anche dal punto di vista politico che non li aiuta. Quindi non l'aiuta dal punto di vista legislativo, non l'aiuta dal punto di vista degli aiuti, non hanno, come dire, una visione di prospettiva. Io il paragone con l'Italia, dove tutto sommato, nonostante le difficoltà, ci sono le condizioni per sviluppare anche nel settore agricolo una serie di interventi, come dicevo, anche innovativi, che servono per creare occupazione. Io ho fatto l'esempio delle nuove aziende dove circa il 43% sono formate da giovani che si stanno reinventando soprattutto nel settore agricolo, riappropriandosi da un certo punto di vista delle loro origini, quindi sto riappassionarsi alla terra, quindi riandare sporcandosi anche letteralmente le mani, e anche dal punto di vista normativo e legislativo nelle varie regioni si sta investendo da questo punto di vista. Quindi c'è una grande differenza anche, diciamo, tra i paesi.
all'interno di una cornice europea che a livello teorico dovrebbe fornire gli strumenti paritari a tutti i paesi che ne fanno parte. Dentro ogni paese però c'è anche il discorso di legislazione, il discorso di gestione politica, di democrazia, che non sempre aiuta affinché queste misure possano essere realmente applicate e possono dare, come dire, raggiungere gli obiettivi che in un certo qual modo si era stati prefissati in precedenza. Oggi in un'economia globalizzata dove si punta più sulla quantità che sulla qualità, si penalizzano le produzioni di nicchia, i piccoli produttori, coloro che hanno un attaccamento con la terra che va oltre al denaro. Sì, questo è vero, anche se c'è un ritorno alla qualità, cioè si tende a valorizzare i prodotti del territorio, a scoprire le eccellenze del territorio, a rivalutare anche quelle agricolture di nicchia, perché è vero che c'è questo fenomeno di globalizzazione con delle grandi catene di distribuzione che tendono a livellare un po' tutta la qualità, però è vero anche che c'è una richiesta di prodotti di eccellenza, una richiesta di qualità, e laddove, come nella terra in cui noi siamo, la Sicilia, che ha centinaia di esempi di produzione, di culture agricole di eccellenza, credo che questo alla lunga possa effettivamente pagare di più rispetto alla quantità e rispetto a un fenomeno di globalizzazione che sicuramente c'è, con cui noi dobbiamo fare i conti, ma riguarda più le produzioni di massa che non le produzioni di eccellenza, che va più sul territorio, quindi riscoprire, lo si fa per esempio con i grani antichi, si stanno riscoprendo i grani antichi che sono abbandonati, stanno riscoprendo vitigni che erano stati abbandonati, perché si vuole ritornare a un'agricoltura di qualità e soprattutto legata al territorio. Una domanda un po' provocatoria che ci preoccupa tutti. La globalizzazione sta originando anche grossi gruppi finanziari di potere che potrebbero manipolare la distribuzione del cibo nel mondo. C'è questo pericolo? Questo, il pericolo c'è, del reale, già accade. Già accade perché spesso, come dire, c'è un bisogno indotto, non un bisogno reale. C'è un bisogno indotto che deve andare verso alcune direzioni dove i grandi gruppi finanziari vogliono che si vada anche in termini di consumo. Allora qui entriamo in un altro tema, quello del consumo responsabile, laddove il consumatore non deve essere, come dire, passivo rispetto a quello che è la dinamica del mercato, ma deve essere un protagonista attivo, e quindi deve essere lui ad operare le scelte e non farsi condizionare da ciò che gli altri vogliono che lui ad esempio vada a acquistare, come accade con le grandi catene di distribuzione, dove anche la collocazione dei prodotti è mirata rispetto a alcuni passaggi obbligati, e allora ti inducono necessariamente ad acquistare alcuni prodotti piuttosto che altri. Quindi dobbiamo riacquistare una coscienza anche, come dire, di consumatore intelligente, di consumatore responsabile. Lotta alla povertà e sviluppo agricolo, come vivere il lavoro in maniera legale? Ecco, abbiamo parlato dei temi della povertà e dello sviluppo agricolo in maniera connessa, collegata, perché abbiamo appena finito di dire che ci sono due maniere per affrontare la povertà. Uno è quello emergenziale, che è attraverso le politiche assistenziali, e l'altro è invece attraverso le politiche di inclusione, che derivano da buone politiche di sviluppo socio-economico. Se partiamo dal basso, se valorizziamo i nostri prodotti e i nostri territori, creiamo o ricreiamo delle comunità che possano essere espressione di valori, ma anche produttrici di un'economia competitiva nei mercati internazionali, allora ci possiamo riuscire. Lei, che presiede un gallo per anni in questa provincia, qual è lo stato di salute dell'agricoltura rurale in questo territorio?
Paradossalmente noi abbiamo diciamo una grande richiesta dei nostri prodotti, ma non abbiamo avuto finora la capacità di organizzare la logistica, la commercializzazione, la distribuzione e la vendita in una maniera appropriata, tale da soddisfare questa domanda e lasciare valore aggiunto in tutta la catena della filiera di produzione. Gli aiuti economici dell'Unione Europea aiutano più i grandi o i piccoli? Gli aiuti economici sono tali perché rispondono a quella logica che abbiamo detto di assistenzialismo. Noi dobbiamo fare in modo di non avere più bisogno di assistenzialismo, né grandi né piccoli. Resilienza e creatività, quanto sono importanti oggi nella promozione del dialogo sociale in agricoltura? Sono molto molto importanti, come ho esplicitato nel mio intervento, di fatto fanno parte di quelle che noi definiamo le soft skill e pertanto avere queste competenze e avere queste abilità fa la differenza e fa sì che anche nel mondo dell'agricoltura gli imprenditori agricoli, giovani e meno giovani, ottengano i risultati e raggiungano gli obiettivi auspicati. C'è ancora molta resistenza dai piccoli produttori a investire in creatività, a investire in comunicazione e in immagine. È vero, perché dappertutto questo, perché è una questione culturale, ma noi li possiamo aiutare, siccome gli agricoltori sono persone molto pragmatiche, molto concrete, li possiamo aiutare dimostrando attraverso i fatti quelli che sono i risultati che altri prima di loro già hanno ottenuto e quindi attraverso testimonianze positive. Un'azienda che opera su un mercato nazionale, quanto dovrebbe investire in comunicazione e creatività del proprio bilancio ogni anno? Allora, non ho sinceramente una risposta precisa, però so dire una riflessione che voglio condividere è quella che più che comunicazione e quant'altro come lei ha citato, io comincerei dicendo formazione inteso come occasione e opportunità per riflettere, per migliorare, per sviluppare strategie che solo con la riflessione di sviluppo possono essere di fatto applicate. Una domanda un po' provocatoria, sì. Si vende più il prodotto o più il contesto e l'immagine? Bellissimo. In una realtà per esempio come la Sicilia, ma mi sento di dire anche una realtà come quella della Valle d'Aosta, il contesto è molto e l'immagine sono importanti, ma non possono essere fine a se stessi, per cui il contesto, l'immagine può essere definito tra virgolette fumo, supporto, ma poi ci deve essere l'arrosto e l'arrosto è esattamente il prodotto frutto della fatica e del lavoro delle persone. Ripresa economica e sicurezza sociale dei lavoratori, il tema fondamentale per la ripresa dell'economia in agricoltura? Sì, perché dobbiamo riuscire a coniugare l'esigenza di una ripresa economica che presuppone continuità produttiva e non più, diciamo, fermi, con quella che è la giusta tutela, la sacrosanta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si parlava poco fa di debiti che producono ricchezza e di debiti che producono solo assistenzialismo. Ecco, questo divario, questa forbice, come va abbattuta? Abbattuta perché tutto ciò, le risorse che noi, a cui noi ricorriamo, devono servire per creare sviluppo, perché quello sviluppo le ripagherà. Se invece i debiti che facciamo non creano sviluppo, questi debiti andranno a finire sulle spalle delle nuove generazioni. In agricoltura purtroppo abbiamo tantissimi operai che lavorano in nero perché dicono gli imprenditori che non ce la fanno con i costi di mercato. Ecco, in questo senso lo Stato deve venire incontro per agevolare l'assunzione. E infatti secondo Comsa bisogna fare una grande operazione di pari a mezzo di lavoro in nero, però mettendo le aziende che oggi sono costrette a lavorare in nero di poter emergere in trasparenza senza essere assalite attraverso, diciamo, la persecuzione fiscale. Nel panorama fiscale italiano e normativo italiano, con queste leggi di oggi c'è la possibilità di una ripresa immediata o saremmo sempre la Cenerentola all'Europa? È chiaro che la situazione si fa sempre più difficile, però
se riusciamo coralmente tutti quanti insieme a fare uno sforzo col quale ci intendiamo innanzitutto fra di noi e non che ciascuno pensa a se stesso, ci sono buone speranze che potremo farcela. Una domanda un po' provocatoria: si parla di reddito di cittadinanza che è solo e puro assistenzialismo, non potrebbero essere investiti questi soldi per creare delle occupazioni o dare un'utilità alla collettività o alle imprese? Allora, io penso che sia un falso problema. Il reddito di cittadinanza, cioè un reddito a sostegno della povertà, è una cosa che noi non possiamo non condividere, mentre le politiche, quello che io diciamo critico è la mancanza di progettualità per avere politiche per lo sviluppo, perché non è che occorrono quei soldi per fare lo sviluppo, perché i soldi ci sono, occorre la buona volontà e la progettualità. Mentre diciamo in contrapposizione un reddito di sostegno alla povertà con lo sviluppo è una, diciamo, è una falsa questione. Dottor Borri, volge ormai al termine questa interessante tre giorni a Marsala, un po' le conclusioni visto che lei ha coordinato il momento finale. Sì, abbiamo avuto questi tre giorni molto importanti grazie a Federagri, grazie a EZA, nell'ambito dei convegni internazionali che vengono organizzati attraverso questa rete europea a cui partecipiamo. È stato un momento di riflessione importante su un tema centrale, direi, cioè quello dell'ambiente, cioè quello della salvaguardia dell'ambiente e della necessità di prendere consapevolezza tutti noi di quanto questo sia fondamentale per le nostre vite, per il nostro futuro, per la nostra situazione attuale, ma quella dei nostri figli. Credo che questi tre giorni abbiano dato un contributo importante di ricerca, di approfondimento, di scambio anche di esperienza con tanti paesi europei i cui rappresentanti hanno partecipato oggi, e soprattutto dobbiamo ringraziare la Sicilia, dobbiamo ringraziare Trapani, dobbiamo ringraziare gli amici dell'MCL di Trapani che ancora una volta ci hanno ospitato e hanno organizzato straordinariamente questi giorni. Devo dire, mi consenta la battuta, che essendo in un luogo straordinario come questo è anche facile organizzare una bellissima serie di giorni e di lavoro come questi. Una domanda un po' provocatoria: è messa anche un'agricoltura che viaggia su due binari, o un'agricoltura dalle due facce, attraverso questa iniziativa le altre seguiranno, si daranno delle linee guida affinché ci possa essere una vera, grande ed unica agricoltura? Noi lavoriamo perché ci sia una diffusione sempre maggiore di questi che sono i temi ambientali e in particolare i temi di un'agricoltura sostenibile e di un'agricoltura che abbia attenzione all'ambiente. Questa è la linea su cui ci muoveremo ed è una linea, come abbiamo detto anche durante i lavori, che passa attraverso la formazione e l'informazione, a cominciare dalle giovani generazioni. Su questo l'impegno di Federagri e del nostro movimento c'è, è garantito, e lavoreremo insieme ai nostri partner europei su questa strada per i prossimi anni. Ed eccoci giunti al termine di questa tre giornate intense a Marsala sull'agricoltura, sullo sviluppo, ma anche tre giornate di conviviale, di conoscenza delle realtà agricole e ambientali che il territorio offre. Cittino Sciacca, è tempo di bilancio, come è andata? È andata benissimo, sono state tre giorni abbastanza intense. E si è parlato della sfida sull'agricoltura, sul comparto agricolo, sullo sviluppo e la sostenibilità dell'agricoltura in Europa. Particolare attenzione è stata data alla PAC e alla politica agricola comune, e si è parlato anche di cambiamento climatico, di qualità della vita e di sicurezza nei luoghi di lavoro e la sostenibilità alla povertà. Abbiamo avuto dei belli interventi di grande personalità come l'onorevole assessore La Galla, l'ispettorato agrario della provincia di Trapani, il dottor Crescenti, la segreteria nazionale, dottor Alfonso Luzzi, che è il segretario nazionale, e il copresidente EZA, Pier Giorgio Sciacqua. Quindi molta particolare attenzione è stata data alla provincia di Trapani su questo convegno.